fantastica storia della vita. Beh, perché è un inno alla vita, piena di difficoltà la vita, no? Appunto, piena di tempeste. Ma quando uno esce dalla tempesta, sente, sei una persona positiva come io cerco di essere, che c'è sempre qualcosa che ti sorprende. La vita ha più fantasia di noi, questa è la vera. E come si fa a uscire dalle tempeste? C'è una ricetta o bisogna semplicemente adattarsi di volta allora, in volta? Io penso che una delle cose fondamentali che abbiamo anche imparato in questi due anni difficilissimi per tutti noi è fare pace con le proprie fragilità, con le proprie paure. Se uno pensa di rimanere invincibile, la tempesta ti butta giù. Se capisci invece che ci sono delle parti di te che hanno paura, che hanno dei momenti anche di sconforto, però tutte queste ferite che accumuli e queste e anche come dire questi momenti anche di difficoltà in qualche modo ti danno la possibilità poi di cambiare, di uscire diversa, di uscire più forte in alcuni casi, sicuramente più umana e più dolce, che è un po' la cosa, Serena, che a me preoccupa di questa fase storica. E io quando ho visto ieri quei commenti sulla morte di David Sassoli... Sai, io non ne voglio nemmeno parlare? Che tu conoscevi bene come me. Appunto, no, non ne voglio nemmeno parlare perché siccome la gente è idiota e cattiva, non se lo chiede, però, perché siamo diventati così? No? Dovrebbe essere il contrario, avremmo dovuto capire tutti quanti che siamo sulla stessa barca. Dopodiché, secondo me, Mirta, lo siamo sempre stati, solo che adesso i social danno la possibilità di rendere visibili, come diceva Umberto Eco, un premio Nobel è come... Imbecilli, non parlano imbecilli, più al bar, esatto. Ma parlano sui social, succede. C'è una cosa che mi interessa, mi hai detto siamo cambiati, ti faccio vedere una Mirta Merlino nel 1993, poi mi dici come sei diversa rispetto... Parecchio. A quella ragazza che traverrai, vediamo. Umanamente, perché fisicamente... Allora, mentre il nostro pubblico si è già accomodato... E che pubblico questa volta? Noi lanciamo... Caramella al giorno in un programma che andava in onda alle 9 del mattino, direi 3. Esatto, sai, non me lo ricordavo proprio. Sì, perché poi tu hai fatto mix, io ho fatto Minoli, sì, che poi per me la vera entrata in Rai è stata con Minoli, esatto. Però è vero. E che cosa ti è rimasto dell'immagine, insomma, l'entusiasmo dei 20 anni, come si dice? O in che cosa sei cambiata? Beh, nel mio lavoro, insomma, di 20 anni ce l'ho molto, fortunatamente. Se noi facciamo una diretta, se non ami questo lavoro enormemente, se non ti appassiona, se non ti incuriosisce tutti i giorni, non ce la fai, banalmente. Dopodiché sono cambiata molto, sono cambiata come donna, cioè ho avuto 3 figli, quello, tanta roba, sono cambiata professionalmente, ho avuto un'esperienza, diciamo, professionale che mi ha molto formata. Tutti gli anni con Giovanni Minoli qui in Rai sono stati importanti, sono stati difficili, perché Minoli era di un esigente, di un severo, terribile, però devo dire che la cosa che è rimasta identica di me è la freschezza. Cioè io credo che nonostante tutti questi anni, nonostante tutte le cose che ho visto, nonostante tutte le ore di diretta che ho fatto, mi stupisco, mi emoziono, ci credo, cioè non sono diventata per niente cinica. E questo, diciamo, secondo me è una regola sia nel lavoro, ecco, non essere mai cinici. C'era pure un bellissimo libro di Capocischi, il cinico non è adatto a questo mestiere, ma secondo me il cinico non è adatto alla vita, perché se sei cinico ti perdi tante belle cose. Brava. E hai raccolto in questo libro, proprio per non essere cinici, dei racconti di donne che sfidano la tempesta, quasi a voler dare loro la visibilità, la dignità, ad illuminarle, no? Come facciamo spesso nel nostro mestiere, e l'hai fatto anche in questo libro. Chi è che ti ha colpita di più? Io ho in mente la storia di questa donna che protestava perché ha una bambina piccola e non poteva stare la mattina alle 5 del mattino in fabbrica. Pensa che la sento in continuazione, perché lei è stata una grande battaglia sindacale e ci sentiamo ancora, perché è in corso la battaglia, è in atto. E Liuba è un personaggio meraviglioso, un po' perché me la conosco, perché lei mi scrive sulla mia canale di posta di Lua Mirta e la invitiamo in trasmissione. E la colleghiamo da una giornata freddissima di,
i primi di marzo, all'inizio di questo gran disastro che ci ha travolti, col suo bambino in braccio. Lei è... Qual era la sua protesta esattamente? Allora, lei fa un lavoro, per cui fa dei pacchi in un indotto per Amazon, questo polo logistico di Bologna, che fa fare la mattina, entra alle 8 di solito, quindi lascia il suo bambino al nido e poi ha un bambino di 2 anni, ragazza madre, ha trovato in Italia un uomo, lei è arrivata dai paesi dell'est, arriva in Italia, si innamora, trova un uomo, trova un figlio, l'uomo sparisce e lei rimane col bambino sul groppone come capita a tante donne, lavora tanto, una persona per bene, onesta, fa questo suo lavoro con grande dignità. Le dicono a un certo punto, guarda che qua la pandemia fa sì che i pacchi sono sempre di più, lo sappiamo tutti noi, quanti pacchi ci sono arrivati a casa in quei mesi, e quindi purtroppo devi entrare alle 5:30 del mattino al lavoro. Lei dice, ma io come faccio con mio bambino? Non lo posso neanche lasciare da una vicina di casa, da un'amica, cioè non me lo prende nessuno alle 5 del mattino il mio bambino. E allora licenziati se non vuoi fare il turno alle 5:30. E lì lei impazzisce. Cosa fa? Prende questo bambino, lo imbacucca tutto e lo porta al lavoro con lei e lo mette a dormire in uno scatolo. Mentre lei fa i pacchi, il bambino sta in una scatolona. Sembra Gesù bambino, esatto, il bambino. Stavo pensando e quando lei si presenta a me, bella, una ragazza bella, giovane, bionda, mi dà proprio il senso della Madonna dolorante, nel senso che questo bambino addosso che dorme, eppure con una forza, una voglia di farcela, una voglia di dimostrare che lei, l'Italia era il suo sogno, lei vuole lavorare, vuole riuscire a mantenere se stessa e suo figlio. Insomma, veramente una ragazza fortissima, che io ho seguito tutte le sue tappe, e appunto in quel libro, dicevi bene tu, ci sono un sacco di donne normali, con storie anche dolorose, che però ognuna delle quali racconta una vicenda straordinaria. Tant'è vero che le ho messe nello stesso libro a confronto con donne come Liliana Segre, certo, che è una donna straordinaria. Con la quale hai un rapporto personale? Sono molto legata. Sono molto legata a Liliana, è stato un grande privilegio di questo lavoro. Tu sai meglio di me che questo lavoro ci dà la possibilità ogni tanto di conoscere persone meravigliose. Liliana lo è. Liliana è una donna che è rimasta molto donna, molto mamma, molto nonna, pur essendo di una saggezza straordinaria, pur essendo un pezzo di memoria collettiva che in qualche modo cammina attorno a noi e ci ricorda quello che è accaduto. Eppure, a proposito del discorso di prima, Serena, lei è molto pessimista, neanche nel libro lo dice. C'è questa frase, io so cosa succede dopo la pandemia, così come dopo la guerra la gente esce peggiore. Purtroppo sì, e quando è cominciato tutto questo gran disastro dei Novax, le minacce ai medici, agli infermieri, tutto quello che stiamo vedendo. Medici e infermieri è molto più grave, perché comunque... quelli li curano e vengono insultati, finiscono le terapie intensive e mentre li intubano si beccano pure gli insulti, che è veramente tanto. Lei mi ha detto, vedete, l'avevo detto io, purtroppo nel dopoguerra escono gli sciacalli. Ora non so neanche se siamo in un dopoguerra. Sì, è esagerato anche questo paragone, secondo me, con la guerra, anche perché voglio dire, uscire di casa con un nazista che ti punta un fucile e poi riparliamo. Bravissima. Detto questo, quello che so però è che noi eravamo sicuri che quei balconi, quella sintonia di popolo che avevamo sentito in quel periodo avrebbe fatto sì che saremmo stati tutti dalla stessa parte, no? I carri di Bergamo era stato un punto di non ritorno per noi che non abbiamo vissuto la guerra. E l'idea è che io mi sono trovata in uno studio televisivo con un signore anche intelligente che mi ha detto che nei carri di Bergamo non si sa bene cosa ci fosse, che prima o poi scopriremo che c'era qualcosa di fasullo. Sì, ma infatti guarda... Capisci, tu dici... Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, pensiamo alle cose belle della vita. Va detta anche un'altra cosa di Mirta, che ha trovato grandissimo amore... Ha avuto 3 figli, matrimonio, insomma, come capita a tutti noi, però innamorarsi in età più adulta è molto bello. È un regalo. E innamorarsi di una persona come Marco Tardelli è, insomma, ancora più bello, immagino. Beh, Marco è un uomo molto speciale, ma non è un uomo molto speciale per quello che ha fatto nella vita, che pure secondo me è tanto, perché lui e i suoi compagni d'avventura, il suo allenatore... A proposito di simboli e di che ci fanno bene alla esatto. vita, no? Cioè, sono dei simboli iconici. Pertini qualche giorno fa, e lui si tiene sempre a dire, non devi mai dire che io ho fatto, noi abbiamo fatto, perché loro sentono squadra, e quello che hanno fatto loro, secondo me, è stato riaccendere l'entusiasmo in un paese che è uscito molto piegato agli anni 70. Però la verità è che Marco, sai perché a me piace? Perché Marco è tutto vero. Cioè, trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell'amore, a credere nei sentimenti, a credere negli altri, a rispettare gli altri così profondamente. Insomma, devo dire che io lo trovo umanamente una persona molto speciale. Tu l'hai visto? Mirta, ma visto ti stai commuovendo un po', eh? Devo dire che per me è stato un grande regalo della vita incontrare Marco. Lo ascoltiamo, eccolo qui. Marco? Sì. Ciao amore, come vedi non ti ho lasciata da sola. Mi hanno chiesto di inviarti un video. Mi hanno chiesto chi è Mirta.
per tutti sei una grande professionista, sei maniacale nel tuo lavoro. Invece io vorrei raccontare la Mirta vera, quella che ha un incredibile senso della puntualità, è pazzesca in cucina, quando ha voglia di prepararmi dei manicaretti, oppure quanto è brava a stirarmi le camicie. Che bugiardo che sono, non è niente vero tutto questo, però è vero che sei la mia scrittrice preferita, che ti apprezzo molto questo tuo lavoro a favore delle donne e che soprattutto sei la donna che in questi anni mi ha fatto vivere tante tempeste di emozioni. Come hai fatto? L'hai minacciato fisicamente? Ma ci ha pensato Alessandra Di Pietro, non lo so. Perché lui non vuole mai comparire. A 40 anni e passa, sì, ci si innamora come a 20 anni? No, questa è la bellezza, è un amore più... Raccontacelo. È un amore più risolto, più sereno, non devi dimostrare più niente, non sei più in competizione, non hai bisogno di meno conferme, no? E quindi in effetti ti mostri per come sei, cioè io e Marco non abbiamo mai usato nessun infingimento tra noi due e questa è una cosa che invece quando ero più ragazzina io ho sempre lavorato tanto, quindi avevo sempre un problema di competizione con gli uomini che mi stavano vicino, ero sempre un po' imprendibile. Sì, insomma, comunque loro erano competitivi, brava, io ero competitiva con un uomo mai, sono loro, questo a me esattamente così mi capitava, così. Questo che succedeva però, che poi alla fine tu anche ti armi, no? Ti metti la corazza. Io con Marco mi sono totalmente disarmata, cioè io da Marco non mi aspetto mai nulla di brutto e questo fa sì che sono me stessa fino in fondo. Peraltro l'amore è proprio disarmarsi, perché se uno bisogna pensare quando che si ama sia lì, quando si dice no io devo controllare, ma se controlli pure in amore è finita, devi però rischiare tutto pensando che non rischi niente, questa è un po' la cosa dell'amore. Allora, Donne che sfidano la tempesta, Mirta Merlino, un libro importante per raccontare le storie di tante di noi e che ho letto con grande gioia e con grande interesse nel nome della sorellanza, che è un valore che io reputo fondamentale. Diciamolo, non è tanto serena e questa. C'è una donna che ci unisce, Barbara Foria, vediamo come ti imita. Una delle tante che ci unisce. Regia, allora, per favore, mi aumentate per favore le luci per la rosolatura o devo fare tutto io in questo programma pazzesco? Mirta, però sei collegata in diretta. Allora, non mi mettete per cortesia le luci di Barbara D'Urso e Fari, perché sennò mi ustiono, va bene? E poi vi mando a vedere il cocco sulle spiagge di Ostia. Mi sto abbronzando perché mi sto preparando finalmente per le riaperture di domani. E certo, si torna in zona gialla, no? La zona gialla di certo per voi plebei, sì. Perché io che sono Mirta Merlino torno in zona giallo ovale, un colore che tra l'altro ci azzecca benissimo col mio nuovo vestito rosso pompeano di Lamerino. Sì. Io quelle giacchette da stalliere sudtirolesi che indossa la Gruber. Pure la musica di Sassuolo. Siete pronti alla domanda di politica? Allora, perché l'Inghilterra ha fatto la Brexit? Sì. A, per volere di Boris Johnson. Più o meno. B, per volere il popolo inglese. Certo. C, per volere di Mirta Merlino. Ma non sono opzioni. Il nuovo quiz di Cannoletta. Grande vagamente Barbara. Egocentrica, sembro. Sì. Leggermente, vagamente. Sì. Oggi mi ha mandato un messaggio mentre venivo qua, sì? E mi ha detto non potete farla senza di me questa trasmissione. Ma perché vi devo imitare tutte e due insieme, lo so fare, quindi prima o poi la faremo questa cosa. Con lei che imita un po' me. I mugolini sono sempre la Morlacchi, sì. Grazie Mirta, però lo sai che è quarantenata perché è stata a contatto con un positivo, per cui deve stare a debita distanza, è asintomatica, ha fatto il tampone negativa. Però come succede in Italia tutti i giorni, quando è uno studio meraviglioso di un'allegria, questo ma posso dire, noi pure siamo Fiona allegri dietro. Siamo allegri tutti, perché senza allegria che fine faremo? Allegre, allora, sorelle, ricordiamolo. Donne che sfidano le tempeste, grazie Mirta, grazie devo dire te. Che